Bene, buonasera a tutti. Seduta del Consiglio Comunale del 29 novembre 2021. Passo la parola al segretario comunale per l'appello nominale. Grazie. Michelini. Presente. Casali. Presente. Zoppi. Presente. Presente. Stimilli. Presente. Presente. Ricetti. Presente. Presente. Alessandrini. Presente. Sal. Presente. Quercetti. Presente. San Paolesi. Presente. Serena. Presente. Lucchetti è assente, ha comunicato che è assente. Zaccari. Presente. Ubaldi è in ritardo in questo momento, quindi assente. Sabatini. Presente. Rovazzani. Presente. Nalmodi. Presente. Piscitelli. Presente. Quindici presenti e due assenti. In sostituzione del capogruppo Lucchetti funge da capogruppo per Civico Progetto Comune il vice sindaco Casali. Allora, individuo come scrutatori Alessandrini, Zaccari e Piscitelli. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Avrete avuto modo sicuramente di vedere le delibere, quindi procediamo alla votazione per alzata di mano. Approvate, favorevoli? Unanimità. Unanimità. Votata all'unanimità. Secondo punto, comunicazione del sindaco, soltanto per mettere, insomma, dire che il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, questa amministrazione ha ritenuto opportuno installare come segno di sensibilità alla tematica una panchina rossa con la scritta amati, vivati e non permettere mai a nessuno di spegnerti. La panchina è posizionata in Piazza delle Rimembranze. Terzo punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziaria 21-23, articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Ottava destinazione, avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto approvato per l'esercizio 2020. Lascio la parola all'assessore alle finanze Loredana Zoppi. Buonasera a tutti. Si tratta di una variazione per complessivi euro 371.838,72. Viene applicato l'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2020 per un totale di euro 180.390,89. In particolare, si ha un utilizzo dell'avanzo vincolato per euro 48.238,29. Nello specifico, euro 1.000 sono per le spese di funzionamento dei punti vaccinali Covid-19. Euro 10.000 sono per le spese di raccolta e smaltimento rifiuti Covid. Euro 37.238,29 sono per la differenza dell'aggio relativo alla gestione dei parcheggi a pagamento a seguito dei mancati incassi del servizio causa Covid. L'utilizzo dell'avanzo libero invece è per euro 132.152,60 con le seguenti destinazioni. Euro 18.369,10 sono per incarichi professionali conferiti una tantum relativi a interventi necessari anche per adeguamenti normativi su alcuni beni del patrimonio comunale. Euro 20.000 sono l'importo di cofinanziamento relativo a progetti di intervento di pubblica sicurezza. Parliamo nella specie di impianti di videosorveglianza. Euro 15.850 sono per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi.
euro 31.900 sono per la manutenzione straordinaria dei bagni pubblici di Via Bramante. Euro 38.000 riguardano la manutenzione straordinaria del campo di calcio. Euro 4.053,50 sono per la manutenzione straordinaria della caserma dei Carabinieri, nello specifico la sostituzione di una caldaia. Euro 4.130 vanno alla manutenzione straordinaria della Pinacoteca Comunale. Euro 6.600 sono per la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici dell'edificio sede della Capitaneria di Porto. Euro 450 sono per l'integrazione della spesa per acquisto automezzi. Vengono poi adeguate alcune previsioni di entrata di diversi contributi con pari destinazione in uscita. Nello specifico, euro 23.554,23 riguardano il Fondo di Solidarietà Comunale, quota di finanziamento e sviluppo servizi sociali, destinata a interventi di sostegno dei minori e della genitorialità fragile. Euro 4.200 sono trasferimenti dall'ambito sociale per i progetti attivati dall'ente per i soggetti percettori di reddito di cittadinanza. Euro 10.835,24 sono sempre trasferimenti dall'ambito sociale per progetti di inserimento di soggetti con problemi di salute mentale e fragilità. Euro 20.000 è il contributo per il sistema integrato di sicurezza urbana. Unitamente al cofinanziamento comunale di euro 20.000, mediante, come detto, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, finanzia un progetto di euro 40.000 per l'implementazione della videosorveglianza sul territorio comunale. Euro 6.174,12 è il finanziamento per il pagamento degli espropri conseguenti alla realizzazione del progetto della ciclovia del Potenza, di cui è capofila il Comune di Recanati. Sempre in entrata viene inserito il ristoro per euro 47.056,63 relativo a fattispecie di occupazione di suolo pubblico esonerate dal pagamento per l'anno 2021 a causa della pandemia Covid-19. Contestualmente viene diminuita di pari importo la previsione di entrata del canone unico patrimoniale. Ancora vengono adeguati gli stanziamenti di entrata e uscita dell'IVA split commerciale per euro 80.000, vengono adeguati alcuni stanziamenti di entrata per maggiori o minori entrate realizzate. Vengono anche adeguati gli stanziamenti di spesa corrente per alcuni servizi e per le spese collegate alle manifestazioni per le festività natalizie 2021. Per queste in particolare parliamo di un adeguamento di circa euro 10.000 e altre spese laddove gli stanziamenti risultano insufficienti alle necessità fino alla fine dell'anno corrente. L'organo di revisione ha espresso per questa variazione parere favorevole. Ci sono interventi? Do la parola alla consigliere Sabatini. Per quanto riguarda l'approvazione della variazione di bilancio presentata, prendiamo atto sia della destinazione dell'avanzo di tipo vincolato che degli spostamenti di bilancio volti al reperimento di risorse per far fronte alle iniziative natalizie, consapevoli sia della loro necessità ma anche della loro improcrastinabilità. Ci auguriamo però che per le iniziative future si ponga una maggiore attenzione ai piani di sicurezza,
perché in occasione della recente iniziativa del Cioco Fest abbiamo motivo di credere che non era stato previsto e che è stato poi sistemato in fretta nel corso della manifestazione stessa, nello specifico il sabato pomeriggio e su sollecitazioni di alcuni cittadini, il piano di sicurezza, così come non era previsto il servizio di controllo per il corretto distanziamento e l'utilizzo delle mascherine. Ci auguriamo quindi, insomma, che per il futuro ci sia una maggiore attenzione e rispetto di queste normative. Detto ciò, vorremmo porre l'attenzione sull'utilizzo del risultato di amministrazione, risorse utili lasciate in eredità dalla gestione precedente, questo è benché ovvio. Nello specifico vorremmo capire la destinazione dei 31.900 euro previsti per la manutenzione straordinaria dei servizi pubblici. Infatti, in sede di commissione, il consigliere Sampaolesi, che relazionava in sostituzione del sindaco e dell'assessore di riferimento Riccetti, entrambi assenti, ha specificato che i servizi interessati sono quelli di via Bramante. Questa sera abbiamo avuto contezza di questo. A tal proposito, prima di procedere alla dichiarazione di voto, vorremmo sapere su che basi si è stabilita questa cifra, che decurtata dell'IVA rappresenta un totale intervento di poco più di 28.000 euro. Quindi chiediamo se con tale cifra intendete rendere pienamente utilizzabili dei servizi igienici pubblici chiusi ormai da anni e se questi saranno fruibili anche ai cittadini disabili e quindi se avete previsto nel contempo l'intervento con il completo abbattimento delle barriere architettoniche interne ed esterne, data ulteriormente l'attenzione che avevamo riservato nell'ultimo consiglio comunale proprio dall'assessore di riferimento. Chiediamo quindi anche se una volta ultimati i lavori, come si è previsto di gestire questi servizi pubblici, se è prevista un'apertura sulle 24 ore e con che modalità di accesso è stata prevista la gestione e la pulizia, l'igienizzazione. E in ultimo, come prevedete di inserire tale intervento straordinario all'interno del progetto edilizio Dopo di noi, che ricordiamo essere programmato nella stessa area ed essere riservato a quelle famiglie portorecanatesi che vivono la grande preoccupazione per il futuro dei propri figli non autonomi. Sempre ovviamente, Sindaco, che abbiate comunque in programma di perseguirlo questo progetto. Ci dispiace, ma purtroppo non abbiamo alternative a chiedere spiegazioni in questa sede, come abbiamo fatto già nella passata seduta quando avevamo chiesto del progetto di restyling e la realizzazione della fontana di Piazza Carradori, per il quale ancora non abbiamo ricevuto nulla, insomma. Quindi di conseguenza, in mancanza di un progetto effettivo, dovremmo ancora una volta votare l'impegno di spesa solamente su ipotesi fatte da consiglieri o da assessori, e questo, scusateci, lo diciamo anche a malincuore, non lo riteniamo sufficiente a garantire la corretta gestione dei soldi dei cittadini. Attendiamo quindi le risposte che vorremmo avere in questa sede per procedere poi alla più corretta dichiarazione di voto. Grazie. Interventi? Consigliere Stimilli. Sì, rispondo per quanto riguarda... Vai. Allora, il consigliere Piscitelli. Per quanto riguarda il punto 3 all'ordine del giorno, volevo soltanto alcune delucidazioni, se era possibile, in merito alla questione di un incarico professionale una tantum, per capire a cosa è riferito e qual è, diciamo, qual è la questione che soggiace a questo incarico. E poi, per quanto riguarda invece la videosorveglianza, di 20.000 euro il contributo per il sistema integrato, se avete già fatto perlomeno un controllo di quelle che sono le varie telecamere che sono sul territorio per vedere in che stato si trovano, se sono tutte in uso, se sono da remoto o in tempo reale e se c'è una risoluzione o comunque un programma che permette anche il riconoscimento degli eventuali riconoscimenti di soggetti, diciamo, che sono magari segnalati. E poi, per quanto concerne invece la questione della società che gestisce i parcheggi,
Volevo capire, tanto è la stessa che gestisce diciamo, la farmacia, se non sbaglio. Siccome ho visto che c'è un servizio molto puntuale per quanto riguarda i tamponi per le farmacie, diciamo, private, questo non l'ho visto per la farmacia comunale, cosa che invece esiste in tutti gli altri comuni, soprattutto Civitanova, un servizio efficientissimo. Ecco, vorrei capire anche, da questo potevano ricavarsi anche, diciamo, come dire, delle risorse importanti, soprattutto in questo periodo, e dare un servizio utile per la cittadinanza. Invece io non ho capito se lo fanno, come lo fanno, se è su appuntamento, non si capisce. Però penso che possa essere, sicuramente è un servizio utile alla cittadinanza, ma se nel caso non fosse svolto, io vorrei capire quali sono, diciamo, le motivazioni, e si è perso anche, diciamo, c'è anche un danno economico sotto questo aspetto, no? Perché magari si sono favorite le farmacie private e invece non si è dato seguito, diciamo, un servizio utile alla cittadinanza, che è proprio forse lo scopo, no? Di una società che gestisce le farmacie comunali. Grazie. Interventi? Sì, consigliere Stimilli. Sì, rispondo in merito alla manifestazione Choco Moment. Allora, tutto quello che concerneva il piano di sicurezza e la safety security era in capo all'organizzazione Choco Moment e non al comune. E infatti appena ci siamo accorti che per quanto concerneva il piano di sicurezza non erano state previste comunque le due postazioni fisse antisfondamento, mi sono immediatamente mossa affinché questo venisse coperto, questa cosa. Infatti poi si è visto, e però era in capo all'organizzazione, quindi non era in capo a noi il piano dei piani della safety security. Per quanto riguarda invece il discorso delle mascherine, al momento la legge non prevede l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto. Quel, diciamo, il mercatino era un mercatino di accesso libero, quindi è come se uno camminava sul corso, è la stessa cosa, per cui non è prevista l'obbligatorietà delle mascherine. Ho notato che molte persone comunque la portavano, la mascherina, ma su questo non potevamo fare nulla, nel senso che comunque assembramenti non ce ne sono stati, non, a prescindere dal discorso di quello che ho detto poc'anzi. Per il resto è andato tutto perfettamente, è stata una manifestazione molto, molto, insomma, partecipata, e siamo molto soddisfatti di come è andata. Interventi? Consigliere Riccetti. Sì, se posso iniziare dal fondo, se me lo permetti, insomma, Sabatini, nel senso che la scaletta mi veniva più comodo prima rispondere al consigliere Piscitelli. E allora, ci richiede se le nostre telecamere hanno un programma di riconoscimento. Ovviamente io parlo soltanto dal punto di vista, diciamo, tecnico, perché questa è una delega del sindaco, però so per certo, anche per aver ricoperto in periodi pregressi l'incarico di assessore con delega alla Polizia Municipale, che il programma di riconoscimento noi non lo abbiamo nelle nostre telecamere. Ovviamente abbiamo colto l'occasione di questo finanziamento a 20.000 euro, mettendo altri 20 dell'avanzo, perché abbiamo considerato l'occasione come un'occasione buona per rimettere diciamo, in ordine il nostro sistema di telecamere, perché con la cifra e con il nostro finanziamento riusciamo addirittura non solo ad acquistare circa 20 telecamere, ma anche ad avere poi gli impianti che sono indispensabili per poter fare la registrazione e per metterle in rete. Ovviamente ci sono, questo lo sappiamo, alcune telecamere che sono un po' datate e che hanno un'ottica, diciamo così, che non consente un'identificazione molto nitida. Però teniamo presente che questo progetto comunque prevede investimenti su nuovi impianti di videosorveglianza, quindi sostanzialmente si stava studiando, il sindaco appunto stava ragionando insieme al comandante dei vigili quali possano essere le aree sensibili dove andare poi ad inserire questi nuovi impianti. Diciamo che per quello che riguarda le competenze del mio assessorato puntavamo a inserire, visto che come sapete nell'ultima variazione di bilancio abbiamo deciso comunque di fare, di innovare, diciamo così, i parchi di Piazza Carradori e il parchetto della vecchia pescheria in Piazza della Portannara,
In quest'ultima, ad esempio, non abbiamo telecamere, quindi puntavamo comunque a inserirle quantomeno lì, poi andando ad indicare, ad individuare anche le aree che sono più sensibili dal punto di vista del compimento dei reati e del controllo soprattutto del traffico, diciamo, dove abbiamo sostanzialmente incidenti. Però a dire il vero non abbiamo ad oggi la perfetta identificazione. Abbiamo pensato di non farci sfuggire l'investimento perché ritenevamo importante, insomma, prenderlo. E per quanto riguarda invece, lei mi ha chiesto gli incarichi, come lei giustamente ha osservato, sono tre. Uno è per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi della Pinacoteca, l'altro è per l'antincendio della scuola dell'infanzia, e queste sono opere che sostanzialmente sono attività che dovevano essere fatte per la messa a norma. L'ultima invece è uno scrupolo che ci siamo presi come amministrazione, in quanto sono stati segnalati dalla scuola primaria sostanzialmente degli strani boati, e una delle prime cose di cui ho dovuto occuparmi una volta assunto l'incarico era la presenza di una crepa all'interno della scuola primaria. Ragion per cui abbiamo immediatamente convocato un tavolo e quindi un sopralluogo con l'ingegnere che ha progettato la scuola e con l'architetto che ha fatto il progetto, e i quali diciamo che ci hanno tendenzialmente rassicurato in ordine al fatto che non ci sono problemi di carattere statico all'edificio. Quello che preoccupava, che aveva preoccupato presidi e insegnanti, è appunto una crepa che non riguarda una parte strutturale, ma un muro, un cosiddetto canterto, cioè un muro divisorio. Certo è che però quando si parla di scuole e quando si parla comunque di ragazzi, tutte le cautele del caso sono, diciamo, devono essere approntate. Per cui su richiesta nella relazione fatta all'esito del sopralluogo, è stato convenuto dalla parte tecnica che, per fugare ogni qualsiasi dubbio in ordine a eventuali problemi che potessero sorgere, era necessario fare appunto un'indagine geologica. Sostanzialmente si tratta, da come mi hanno spiegato, non sono esperto di questa materia naturalmente, ma di sostanzialmente far risuonare un georadar per fare in modo che si può verificare se al di sotto della scuola ci sono cavità o quant'altro. E ripeto, l'ingegnere lo ha preso come uno scrupolo all'ennesima potenza sostanzialmente, quindi non vorrei, ecco, qui generare chissà quale preoccupazione, però ripeto, abbiamo deciso che comunque, se i tecnici ci consigliavano di farlo, riteniamo che comunque quella somma vada investita. Spero di aver risposto a tutto. Passo invece alle richieste che ci sono state fatte dalla Sabatini, dal consigliere Sabatini. Allora, per quanto riguarda il discorso dei computi metrici, è già la seconda volta che mi avvedo che voi sostenete, insomma, che le cifre che noi stiamo stanziando per effettuare i lavori di ammodernamento dei parchi, e in questo caso per la realizzazione dei bagni pubblici, sarebbero inadeguate. E io le devo dire che effettivamente noi abbiamo verificato una situazione singolare negli uffici, nel senso che ovviamente la procedura per quello che riguarda gli investimenti è la seguente: di solito gli uffici predispongono un computo metrico sulla base del quale poi viene fatto un progettino che poi dopo viene diciamo offerto alle ditte, che su quella base fanno una loro offerta. E effettivamente, io non so se questo dato probabilmente ne era a conoscenza, le cifre che erano previste per questi interventi erano molto più alte. Parliamo, per quanto riguarda i bagni di via Bramante, addirittura di 43.700 euro. E giustamente lei dice: come fate a scendere a questa somma che è più bassa? Allora, sostanzialmente il primo modo in cui siamo riusciti a scendere su queste cifre
diciamo, analizzando analiticamente i computi metrici che c'erano stati forniti dagli uffici. Esaminando i computi metrici analiticamente, è ovvio che noi diciamo, non è che ci rivendichiamo competenze, le competenze specifiche dei geometri, però un po' per esperienza, un po' anche per le professioni che ciascuno di noi svolge, siamo riusciti a vedere che vi erano sostanzialmente errori macroscopici nella determinazione di questi preventivi. E, sì, ahimè sì, e faccio degli esempi. Per la realizzazione delle murature, dei tramezzi delle murature dei bagni, venivano utilizzati i mattoni fatti a mano, per cui due tramezzi per dividere due bagni sostanzialmente ci costavano 5.400 euro. In realtà era una voce di computo errata, perché tutti sanno che per fare i tramezzi si usano le forate e non i mattoni fatti a mano. O magari l'utilizzo di rubinetti del valore di 411 euro più IVA, che con il consigliere ma anche col sindaco abbiamo ritenuto essere, diciamo, ma non solo di costo esagerato, ma sostanzialmente non idonei a un utilizzo tipico del bagno pubblico. Ma vi è di più, cioè noi abbiamo anche fatto una valutazione in ordine a quello che è il progetto finale che l'amministrazione aveva in mente, e vi spiego dove poi queste economie si realizzano. L'impostazione che dagli uffici era uscita era un'impostazione, lo dico in due parole perché così penso che siamo chiari, l'impostazione degli uffici era un'impostazione da bagno di casa, sostanzialmente, con tre lavandini, tre water, sostanzialmente muri, appunto i mattoni fatti a mano, porte d'ingresso in ciascuno degli accessi, quindi un'impostazione molto domestica. L'impostazione invece che a noi piaceva e che ritenevamo fosse più idonea ad un utilizzo sostanzialmente pubblico è quello dei bagni dell'autogrill, per intenderci. Quindi penso che ciascuno di voi sia andato in autogrill, quindi nell'autogrill ovviamente non c'è un lavandino per ogni bagno, ci sono strutture diciamo modulari che vengono utilizzate, quindi non vengono fatte le murature in mattoni, benché meno a mano, e quindi sostanzialmente anche nella formulazione del progetto si è andati verso una forma che è lontana da quella che gli uffici ci avevano prospettato. Certamente, e da questo punto di vista la rassicuro, sono previste delle rampe d'accesso per poter rendere la struttura agibile, e quindi diciamo assolutamente, assolutamente sì. E per quello che riguarda invece le modalità di accesso, l'idea che l'amministrazione portava avanti è quella di fare delle aperture attraverso o gettoniera o più propriamente con strisciata del bancomat, sostanzialmente per intenderci il meccanismo delle porte del bancomat quando si va a fare bancomat, delle porte delle banche. E finisco sul discorso del fatto che questo intervento, diciamo, in un certo senso possa inficiare quello che era nel vostro programma elettorale. Ovviamente questa è una scelta politica sostanzialmente, per cui nel vostro programma elettorale sicuramente c'era qualcosa d'altro. Per noi il problema dei servizi igienici era un problema molto sentito dalla cittadinanza, per cui riteniamo, insomma, che possa essere una risposta da dare anche per la prossima stagione. Interventi? Sì, prego, consigliere Sabatini. Sì, una cosa solo molto veloce all'assessore Riccetti. La prima cosa è, noi non diciamo che ci sono spese più o meno, noi diciamo che non ci sono i progetti. Lei ci ha rassicurato sul fatto che ci siano i progetti, mi chiedo se le sue competenze poi la porteranno a sottoscrivere tali progetti, dato che c'è diciamo, una sua valutazione rispetto a progetti tecnici, che credo lei a questo punto abbia le competenze di un tecnico per poterle poi sottoscriverli. Intervento, consigliere Riccetti. Credo la domanda è assolutamente provocatoria, ma credo di aver spiegato bene le ragioni per cui
determinate modalità di intervento, cioè l'idea di bagno che questa amministrazione ha è un'idea di bagno diversa da quella che inizialmente era stata computata. Quindi poi è evidente che i progetti li firmeranno i tecnici che li devono firmare, non certo l'assessore. Altri interventi? Rispondo io. Chi è? Io. Ah, Casali, prego. Io per una brevissima precisazione sul significato di avanzo di amministrazione, consigliere Sabatini, non ci ha lasciato nessuna eredità, ci ha lasciato solo dei soldi che non avete saputo spendere. Punto. Altri interventi? Rispondo io al consigliere Piscitelli. Per quanto riguarda la farmacia comunale, fa i tamponi, lo fa su appuntamento, io l'ho fatto stamattina, e lo opera in Piazza dei Mille, la piazzetta dietro con un gazebo, e viene operato lì. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Casali. Allora, progetto comune progetto civico vota favorevolmente, sottolineando che la destinazione delle risorse l'abbiamo dovuta spalmare su delle criticità che si sono evidenziate nel corso di questo breve periodo. Quindi noi siamo favorevoli alla deliberazione. Ubaldi? Questo, ma va bene, tanto l'avrei fatta. Dichiarazione di voto. Sì. Allora, approfitto per dire soltanto che noi non abbiamo il riconoscimento facciale nelle telecamere, ma abbiamo le telecamere OCR, e le telecamere OCR sono quelle che consentono la lettura della targa e hanno consentito di prendere i vari ladri, e stanno in tutti gli accessi della città, le OCR, poi le altre, quelle che mettono. Anche perché il riconoscimento facciale non è una cosa così semplice da neanche sotto il profilo. Allora, per quanto riguarda i bagni in via Bramante, il problema, basta chiedere, cioè se una persona spiega che i bagni devono essere tipo quelli degli autogrill, è come quelli degli autogrill, mi sembra strano che poi si aprano col gettone, però va bene, però dipende a quel punto, cioè allora uno chiede i bagni tipo quelli dell'autogrill e c'è un risultato che evidentemente è diverso da quelli in muratura, che siano mattoni fatti a mano o no. Per quanto riguarda i bagni di via Bramante, la nostra critica, diciamo così, la nostra contrarietà non era tanto, cioè i bagni di via Bramante hanno un problema di gestione, e quindi il problema di gestione è quello che si pensa di risolvere, secondo quello che ci dice, o con un gettone, che mi sembra più una cosa normale, che non con la strisciata, perché poi essendo a box evidentemente uno quando entra rioccupa tutte e quattro, nel senso se entra non lo so, non mi rendo conto, perché nell'autogrill non ci sta la strisciata, entri via, per cui non lo so come può funzionare. A noi interessava, perché il progetto del dopo di noi non era un progetto elettorale, era un progetto che noi avevamo fatto prima delle elezioni, l'avevamo fatto in corso d'opera, ma perché era una risposta a un'esigenza che le famiglie avevano. Quella passato in regione, questa cosa non è stata, è evidente che non si può fare con i soldi o con le risorse del comune, si deve fare con delle risorse, però basta tentarci, e questo prima o poi la possibilità sicuramente c'è. Ci sembrava più logico, dovendo partire da dei bagni, completare la casa degli artisti, dove noi pensavamo di fare sugli bagni che sono rimasti e quella parte non fatta, perché gli altri, io ho le foto che finite perché l'avevo fatta io le foto, la parte non fatta, perché lo volevamo dedicare a bagni esterni e da dare in avremmo chiesto alle associazioni che evidentemente potevano entrare lì di gestire anche l'accesso o meno e la chiusura la mattina e la sera. Pensavamo che quello potesse essere una cosa più proficua. Per tutto il resto ha riferito la collega, quindi io non
non devo aggiungere proprio niente, aspettiamo i progetti, io particolarmente sono ansiosa di vedere quello della fontana di Piazza Caradori. Sono nuove risorse, non è un solo. L'avanzo sono nuove risorse, non sono, sono determinate cose, non sono. Sono nuove risorse, no, non sono un'eredità. No, sono nuove risorse che abbiamo preso. La ZTL, Casale. La ZTL, Casale. Scusate, evitiamo il dibattito. Comunque, non è. Manca Ubaldi, poco, manca dichiarazione poco. Di voto. Esatto, manca poco. Il prossimo bilancio lo fate voi. Quindi il problema, si dia pace un attimo, non è. Stia tranquillo. Allora, comunque, proprio perché per tutto il resto della parte natalizia o altro ci trovate assolutamente d'accordo, però su questo cambio di direzione che impedirà di fatto o costringerà a una variazione di quel progetto del dopo di noi, il nostro voto è contrario. Nalmodi? E noi come Porto Recanati 21-26 ci asteniamo. Piscitelli? Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Bene, quarto punto all'ordine del giorno, recesso unilaterale, convenzione tra i comuni di Recanati, Porto Recanati, Montefano per il servizio in forma associata della segreteria comunale, presa d'atto della delibera del Consiglio Comunale 66 del 2021 del comune di Recanati. Lascio la parola all'assessore al personale Stefania Stimilli. Con questa proposta di deliberazione prendiamo atto del recesso unilaterale della convenzione tra i comuni di Recanati, Porto Recanati e Montefano per il servizio di segreteria comunale in data 27 settembre 2019. Era stata costituita dalla precedente amministrazione questa gestione associata dell'ufficio di segreteria con un utilizzo condiviso del segretario comunale tra i comuni che ho citato prima, cioè Recanati, Porto Recanati e Montefano. Recanati è stato l'ente capofila e con protocollo 36762 del 2021 il comune di Recanati ci ha comunicato di voler recedere da questa convenzione con decorrenza 31/12/2021. E noi possiamo soltanto che prenderne atto con rammarico, sicuramente, perché il dottor Bonelli è un grande professionista, ha una grande competenza, quindi noi con grande rammarico non possiamo che comunque prendere atto di questo recesso che il Comune di Recanati ha provveduto a comunicarci. Altri interventi? Consigliere Ubaldi? Anche noi ovviamente non possiamo far altro che prendere atto di questa decisione del Comune di Recanati. Io reputo che il Comune perda davvero una spalla molto valida, che si è rivelata molto valida. Non è stato lungo il periodo che ha trascorso da noi, ma è sicuramente stato assolutamente proficuo, sia per la sua assoluta imparzialità, per la sua obiettività nel dare i giudizi, nel seguire le cose dell'amministrazione, nel dire che cosa era corretto fare e che cosa non era corretto fare, quindi una grande professionalità. E siccome io l'ho già detto al sindaco in conferenza dei capigruppo, mi rendo conto che non è una cosa semplice, perché non è stato semplice trovare il dottor Bonelli. Non sarà semplice, mi auguro di sì, ma non sarà semplice trovare un nuovo segretario all'altezza delle aspettative e della complessità del Comune di Porto Recanati, perché questo è il problema. Adesso io non ho capito bene se Recanati, perché questo mi sfugge. Io
il segretario aveva così ipotizzato già molti mesi fa di poter lasciare Porto Recanati. Per qualcuno mi ha voluto dire che non va tutto su Recanati e Montefano, ma segue tre, e allora se ne doveva seguire tre, gli chiederei, visto che adesso non ci sta, ma gli chiederei perché non segue Porto Recanati, cioè se deve seguire, se ne continua a seguire tre. È vero che Porto Recanati è un comune estremamente complesso, perché è un comune che ha le problematiche della grande città con i numeri e la struttura del paese, addirittura ancora più piccolo di quello che siamo. Quindi io colgo l'occasione, e questo sotto questo profilo ho massima disponibilità, ma soprattutto voglio vicinanza a chi dovrà fare la scelta. E per quanto riguarda il dottor Bonelli, mi dispiace che non c'è, ma noi lo ringraziamo davvero tantissimo per tutto quello che lui ha fatto entrando all'improvviso, diciamo, perché anche noi ci siamo trovati con il precedente segretario che a un certo punto ha scelto Macerata, quindi ci siamo trovati da soli. E lui ha accettato e in un arco di tempo velocissimo, molto breve, ha capito le cose essenziali, i funzionamenti, le capacità dei collaboratori, e quindi questo fa di lui davvero un grande professionista. Io lo ringrazio per quello che ha fatto, non per lui, ma per la città di Porto Recanati e per questo comune. Altri interventi? Sì, volevo dire una cosa io. Volevo concludere dicendo che il Comune di Recanati, essendo ente capofila e avendo bisogno di maggiori ore, perché il comune che prenderà al posto nostro è un comune molto più piccolo, è questo il motivo. E questo è quello che ci ha spiegato il dottor Bonelli, e noi non abbiamo fatto altro che accettare. Però non ho capito. Noi non lo scusiamo. Lo so, noi con grande, nemmeno noi lo scusiamo. Ci siamo già mossi, ci stiamo già muovendo per cercare un degno sostituto, e insomma speriamo di trovarlo, ci stiamo già muovendo, però ecco, il motivo è questo, che il Comune di Recanati era l'ente capofila e aveva bisogno di lui per un orario maggiore di quello che lui poteva dedicargli adesso avendo Porto Recanati, altrimenti sarebbe quello, insomma, dall'inizio, da quando noi abbiamo iniziato ad essere nell'amministrazione attuale, lui ci aveva detto che sarebbe voluto rimanere, ma che ovviamente poi non poteva districarsi con l'orario, in considerazione del fatto che il Comune di Recanati è più grande del nostro, solo questo. Altri interventi? Consigliere Rovazzani. Sì, noi di Porto Recanati 21-26 ringraziamo il dottor Bonelli per il lavoro svolto, per la professionalità, non possiamo far altro che associarci al dispiacere che lasci comunque questo incarico. Siamo sicuri che troverete un'altra figura altrettanto professionale e preparata come il dottor Bonelli. Altri interventi? Consigliere Piscitelli. Mi associo a quanto detto da tutti i consiglieri, purtroppo non ho avuto, diciamo, la possibilità di approfondire la professionalità del dottor Bonelli, ma sono certo che è una persona di grande professionalità, per cui penso che Porto Recanati abbia la necessità di dotarsi di un segretario comunale che possa essere a tempo pieno, perché la città ha tante necessità e tanti bisogni, per cui ecco, quello che posso, diciamo, consigliare sotto questo aspetto, di fare una scelta veloce per poter avere poi i servizi e soprattutto il personale che abbiano delle disposizioni certe quotidianamente. In risposta, ci siamo già attivati, abbiamo già incontrato una segretaria comunale e prestissimo ne incontreremo un'altra, ci stiamo comunque attivando. Altro intervento, consigliere Casale. Ci associamo allo stato d'animo un po' di tutti i consiglieri che si sono espressi, perché in questo poco tempo si era creata con il segretario comunale un'empatia umana notevole, una presa di conoscenza di una persona estremamente preparata, e credo, come dice Piscitelli, che la presenza di un professionista, del segretario comunale,
sia essenziale per far sì che il lavoro dell'amministrazione comunale possa essere fattivo senza girare a vuoto. Quindi noi ce l'avevamo e purtroppo il destino cinico e baro ce lo porta via, e quindi dobbiamo prendere atto. Lo dico in questo modo proprio perché, sai, perché mi è capitato, ce lo porta via, nel senso che non me l'aspettavo io questa cosa qui, perché quando avevo cominciato a prendere appunto quella sintonia, no, sulle pratiche, sul ragionare, è venuto fuori questo discorso. Allora mi viene di considerarlo, ecco, proprio cinico e baro, nel senso, ma no, non ce lo meritavamo, ecco, questo qui. E comunque, al di là di questo momento di sdrammatizzazione, invece continuo a dire che per noi è un problema, proprio perché oltretutto siamo all'inizio di un mandato, quindi con la poca esperienza amministrativa che abbiamo, mettere in campo anche un nuovo funzionario ci sarà di ulteriore, diciamo, è un ulteriore problema. Quindi con questo stato d'animo comunico il nostro voto favorevole alla deliberazione. Sì. Quindi dobbiamo votare la presa d'atto. Quindi penso che Ubaldi. Perfetto. Allora a posto. No, votiamo. Facciamo una dichiarazione di voto. Ah, votiamo? Ok, votiamo allora. Favorevoli? Immediata esecutività. Dal 1 gennaio. Fino al 30 è in servizio, dal 31 di dicembre. Per fare l'ultimo dell'anno? Sì. Allora, quinto punto all'ordine del giorno, la mozione presentata dal gruppo consigliari Porto Recanati 2126, protocollo numero 34742 del 4 novembre 2021, avente per oggetto reddito di cittadinanza attraverso i progetti utili per la collettività, il PUC. Lascio la parola al consigliere Rovazzani per l'illustrazione al Consiglio. Nalmodi, scusi. Niente. Allora, i sottoscritti, Nalmodi Maria Grazia, Alessandro Rovazzani, in qualità di consiglieri del gruppo consigliare in intestazione, ha presentato la seguente mozione. L'attuale governo ha riconfermato nella manovra di bilancio 2022 il reddito di cittadinanza. Tale manovra sta facendo molto discutere, in quanto sono emersi, grazie ai controlli delle forze dell'ordine, diversi furbetti che usufruivano del reddito di cittadinanza senza averne titolo. Ci troviamo in un periodo di crisi occupazionale, pertanto è doveroso dare dignità alle persone disoccupate oneste. Diversi comuni italiani, tra cui il vicino Recanati, hanno già proposto e attuato progetti utili per la collettività, attraverso i quali potranno essere impiegati i cittadini percettori del reddito di cittadinanza. Vi sono innumerevoli possibilità di lavori socialmente utili che potrebbero servire alla nostra comunità. Pertanto abbiamo proposto che i percettori del reddito di cittadinanza residenti nel comune di Porto Recanati dovranno, appena di revoca dell'assegno mensile, dare disponibilità per almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16 a svolgere attività non retribuiti negli ambiti sociale, culturale, ambientale, artistico, formativo e di tutela dei beni comuni, fino a quando non verranno inserite nel mondo del lavoro. Alcuni esempi di possibili attività da svolgere potrebbero essere supporto per assistenza domiciliare e telefonica alle persone anziane, supporto per la manutenzione del decoro e del verde pubblico, supporto nella pulizia delle spiagge, distribuzione materiali informativi e kit per la raccolta differenziata, sistemazione archivi, biblioteca, eccetera. Precisiamo che le attività da svolgere non dovranno essere in sostituzione di personale dipendente dell'ente pubblico, assente o mancante,
così che si eviti che il loro utilizzo non diventi uno sfruttamento a favore del solo ente e che questo se ne approfitti. Lo scopo dell'iniziativa non è sicuramente questo. Quanto sopra premesso e per motivi sopra evidenziati, il gruppo consiliare in intestazione impegnano il sindaco, la giunta e il consiglio comunale tutto ad attivarsi al più presto per mettere in atto tutte le iniziative volte a far partire progetti utili per la collettività ed informarsi sulla possibilità di finanziamenti regionali e statali. Avevamo chiesto anche di costituire un tavolo per individuare i soggetti preposti alla vigilanza di tale progetto. E questa era la nostra mozione. Come ho già avvisato per vie brevi Rovazzani, il secondo punto va cassato in quanto, come riferito dagli uffici amministrativi, non è attivabile la costituzione di un tavolo per individuare i soggetti preposti alla vigilanza del progetto, in quanto la vigilanza resta comunque in capo all'ente. E quindi si propone, insomma, questo emendamento che si promuove del punto 2 della richiesta, insomma, sia cassato. Per quanto riguarda invece la mozione, con la delibera dell'11 gennaio del 2021, avente come oggetto reddito di cittadinanza, approvazione dei progetti di attività collettiva ai fini dell'attivazione, è stata deliberata l'attivazione di numero 2 PUC, progetti di unità collettiva, uno per il verde pubblico e l'altro per la pulizia dei locali, pinacoteca, biblioteca, centri di aggregazione giovanili, eccetera, per il periodo decorrente dal 1 febbraio 2021 al 31/12/2022. Quindi ogni cittadino beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad un impegno lavorativo dalle 8 alle 16 ore settimanali già per legge. Il 31 ottobre del 2021 si sono conclusi 8 progetti individuali di attività collettiva, di cui 4 nel verde pubblico e 4 nella pulizia dei locali ad uso collettivo. In questo momento l'Ufficio Servizi Sociali ha già potuto dare avvio a numero 4 nuovi progetti individuali rispetto ad un numero molto più elevato di nominativi forniti, in quanto alcuni di essi non avevano più i presupposti per partecipare, altri, non so, cambio di residenza oppure qualcuno faceva parte dello stesso nucleo familiare, eccetera, come previsto dalla legge, e sono state effettuate le visite mediche necessarie all'attivazione e attivate le polizze assicurative. Quindi è previsto dal 1 dicembre l'avvio di un progetto individuale al verde pubblico di una RDC e 3 alle pulizie dei locali ad uso collettivo come sopra. La predisposizione e l'attivazione dei progetti viene effettuata mediante la piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. È interesse dell'amministrazione proseguire con questi PUC, tant'è vero che è stato fornito indirizzo al responsabile del settore competente di proseguire entro i termini di validità con il reperimento di ulteriori risorse dal Centro per l'Impiego finché la normativa lo permetterà. Si consideri che l'ambito territoriale ha trasferito ben 4.200 euro alle casse dell'ente per sostenere le spese necessarie all'attivazione dei PUC, quali acquisto del vestiario, scarpe antinfortunistiche, eccetera. Quindi tra gli obiettivi di questa amministrazione vi è anche la volontà di pianificare l'attivazione di PUC in altri ambiti rispetto a quelli già interessati in base alle esigenze degli uffici, perché costituiscono sicuramente una risorsa preziosa per le attività amministrative. Ci sono altri interventi? Consigliere Sì, per Porta Renati 126 ci riteniamo soddisfatti, ci interessava sapere questo, se era vostra intenzione proseguire nella magari iniziativa già portata avanti dalla precedente amministrazione. Perfetto, passiamo quindi alla votazione dell'emendamento, cassando però il... L'emendamento lo dovreste proporre voi, dato che siete i presentatori della mozione, quindi... Come Porta Recanati 21-26 proponiamo di rimuovere il secondo punto indicato nella mozione e di emendarlo. Siamo quindi alla votazione dell'emendamento cassato del punto 2?
Ok, così come richiesto dal gruppo Porto Recanati 21-26, chi è favorevole alzi la mano. Dichiarazione di voto sulla proposta presentata dal gruppo Porto Recanati 21-26, emendato come sopra, quindi con il punto cassato. Ubaldi, dichiarazione di voto. Favorevole, avevamo dei... Nalmodi. Favorevole. Piscitelli. Anche se contrario allo strumento del reddito di cittadinanza, però sono favorevole affinché questi progetti vengano portati avanti come prevede la normativa. Casali. Favorevole. Bene, passiamo quindi alla votazione della mozione mandata. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, grazie a tutti. Il Consiglio Comunale. Consiglieri, un appello. Scusate, però lo devo dire prima. No, volevo fare un appello ai cittadini sulla situazione. No, ma era un appello da medico che lo volevo fare. Se me lo permettete, io non è che. Era solo un invito. Fuori dal microfono. No, era, mi devo scusare perché potevo prendere appunti prima e prendere accordi, però credo che sia opportuno in questo momento dire a tutti i cittadini di Porto Recanati che diciamo siamo in una situazione un po' dal punto di vista dinamico di pericolo per quello che è la pandemia. Quindi noi adesso qua non dobbiamo piangerci addosso perché la nostra situazione non è particolarmente grave, però per far sì che possiamo avere un Natale sereno e tranquillo, per far sì che non andiamo oltre a quello che è la situazione attuale, un invito, quando si può portate la mascherina. Un invito, quando potete andate a vaccinarvi perché è il momento di rafforzare il numero dei vaccinati e aumentare quindi le nostre difese per non poter trasmettere oltre. Perché vedete, un ultimo appunto, non voglio farvi alla lunga, vaccinarsi significa non solo proteggersi e proteggere gli altri, ma significa anche cercare di far sì che il virus girando non muti. Purtroppo più il virus gira più ci sono mutazioni e più ce lo portiamo dietro. Ecco, quindi è un appello, credo di essere interprete di tutti i consiglieri comunali in questo senso, per cui diciamo non sono io che vi faccio questo appello ma il Consiglio Comunale di Porto Recanati. Prego, prego. Prego, consigliere Nalmodi. Scusa. Ok. Volevo dire una cosa. Il centro vaccinale che c'è qui ed è in funzione il sabato mattina. E sono venuta a conoscenza da alcuni cittadini di Porto Recanati che spesso capita o comunque sia capitato che il sabato appunto avanzino dei vaccini. Io adesso questo non so, magari lo chiedo a lei che ne fa parte, penso, dell'equipe medica. E se fosse così sarebbe opportuno pubblicizzare questa cosa. Io personalmente ho fatto la terza dose venerdì al camper vaccinale ed è stata una fila impressionante. Tante persone ancora hanno necessità di vaccinarsi e secondo me sarebbe utile e indispensabile pubblicizzare questa cosa se ce ne sono alcuni che avanzano proprio per evitare uno spreco inutile, anzi per essere d'aiuto appunto ai nostri cittadini e alle persone che lo richiedono, insomma di dire di portare a conoscenza di tutti di questa cosa, però chiedo conferma. Grazie.
Sì, ti posso rispondere così. Guarda, sabato passato eravamo lì, io e Rosalba Ubaldi, era circa mezzogiorno e tre quarti? Mezzogiorno e tre quarti, e ne erano avanzate 5 dosi, tanto che abbiamo potuto chiamare dei cittadini. Purtroppo però quello che dici tu, vedi, se facessimo una cosa preventiva ci troviamo con un numero che poi non corrisponde effettivamente alle cose che avanzano, che sono di queste entità 4-5, però ecco, anche cittadini che ci ascoltano e che sappino che il sabato, se qualcuno vuole vaccinarsi, può passare magari e dire è avanzata una dose e via così. Anche, e allora permettetemi anche un'altra comunicazione: il 22 dicembre dalle 8:30 alle 13:30 ci sarà il camper vaccinale, sperando che le cose vadino meglio, nel senso che purtroppo il servizio non è riuscito a supportare bene quello che doveva fare per carenza di operatori. Però questo qui non è che succede per caso, probabilmente perché non è stata ben organizzata la cosa, ma anche perché l'ASUR in questo caso, ma perché purtroppo sta succedendo quello che dicevo prima, la pressione sta aumentando, quindi la richiesta di personale medico si articola sempre di più e ci troviamo in questo, quindi ecco, questo comunicazione che vi ho fatto per dirvi che ci sarà il camper vaccinale è un po' anche la dimostrazione di quello che dicevo prima, chiude il cerchio sul momento che ci deve coinvolgere un'attenzione importante. Più stiamo attenti e più potremo tenerci fuori dai problemi. No, volevo solo cogliere l'occasione per ribadire, quindi stiamo attenti anche al discorso di assembramenti negli ambulatori medici, l'avevamo evidenziato, speriamo che, visto che lei sta in questo momento constatando lo stato di emergenza che si sta aggravando, noi ci auguriamo che venga risolta anche la problematica degli assembramenti negli ambulatori medici. Bene, buonasera. Ed è subentrato un dottor Festa. Allora, questo dottore, è possibile che a lui non sia stato dato il posto qui in ambulatorio perché c'era troppo assembramento e i pazienti devono andare a Forte Potenza? È una domanda. No, no, vabbè, adesso non lo trattavo, ma siccome siamo usciti a parlare dell'ambulatorio.
Dichiaro la seduta conclusa. Buonasera a tutti.